Senatore, lei ha detto di essere soddisfatto fondamentalmente del ritorno di Cialente perché così si può proseguire e lavorare in un certo modo. Sì, apprezzo che abbia ritirato le dimissioni perché lui è stato scelto dai cittadini aquilani, dagli elettori aquilani e deve portare a termine il suo mandato. Poi alla fine naturalmente ci saranno le critiche, ci saranno e naturalmente il problema... io ho l'impressione, ma è un eufemismo quello, quando dico l'impressione, che qualcuno voglia intitolarsi la salvezza dell'Aquila. È sbagliato perché l'Aquila può trovare le risorse, per, come è giusto che sia, per essere completamente ricostruita grazie al lavoro di tutti, maggioranza e opposizione, sia a livello locale sia a livello nazionale. Se invece qualcuno, questo qualcuno è soprattutto la senatrice Pezzopane, che preso anche in modo frenetico dalla volontà di ricostruire l'Aquila, crede di poter passare alla storia come la salvatrice di questa città. Sbaglia, e quando ha collaborato ha trovato da parte dell'opposizione un aiuto, l'ho ricordato prima, il decreto ambientale, dove abbiamo inserito molte cose a favore dell'Aquila su proposta della Pezzopane, e io come Presidente della Commissione ho aiutato perché questo avvenisse, e lei stessa in Parlamento mi ha ringraziato per tutto questo. Continuo a pensarla in questo modo. Ecco perché dico apprezzo che Cialente abbia ritirato le dimissioni, e non voglio nemmeno dare un giudizio sul cambiamento della giunta, era nella sua prerogativa quella di scegliersi il vice sindaco, lo ha fatto, i giudizi non si danno mai in maniera prioritaria, ma si danno valutando il lavoro che farà. Il senatore Matteoli si è detto contento, soddisfatto, come dire, vabbè, non ha dato critiche rispetto a questo rientro, lei? No, il senatore Matteoli ha fatto un discorso più ampio dicendo che una città nelle condizioni dell'Aquila ha bisogno di un sindaco che svolga il proprio ruolo, e laddove Cialente ha ritirato le dimissioni questo significa che deve cominciare a lavorare evitando stop and go come è stato negli ultimi anni, di dimissioni a volte annunciate, a volte addirittura presentate e comunque sempre ritirate, perché questo non fa bene alla credibilità della città, mentre una sua presenza, e qui ha parlato di una nuova fase che si apre, qualora dovesse in qualche misura trovare delle soluzioni, e in questo senso Matteoli si è dichiarato disponibile a lavorare come parlamentare su tutte le proposte che gli verranno fatte, può essere una soluzione accettabile. Voi avete fatto inizialmente delle battaglie, quella delle macerie, quella delle aree bianche, poi vi siete assopiti, no? C'è stato un periodo di fermo, definiamolo così. Adesso intendete fare o no i cani da guardia, visto che la fase è importante e impegnativa? Ma io non credo che esistano i cani da guardia a priori, esistono dei soggetti che sono per scelta dell'elettorato deputati all'opposizione, debbono valutare di volta in volta quelli che sono gli atti che vengono proposti. In una situazione come quella dell'Aquila c'è comunque un pregiudizio a vantaggio di chi amministra, perché quando si è in emergenza non si può ideologizzare lo scontro, ma non è neanche possibile che se ci sono delle proposte inaccettabili queste non vengano respinte al mittente. Sapete anche di essere ben divisi a livello, insomma, di opposizione, e questa è una cosa sotto gli occhi di tutti, no? Abbiamo visto anche D'Eramo e Vito Colonna, quindi significa che state un po' ricostruendo le file. Ma dipende da l'allocazione alla quale si fa riferimento. Se parliamo, se parliamo di centrodestra in generale, questa è un'area vasta e quindi ci stanno più o meno tutti. Per quello che riguarda Forza Italia c'è un percorso che in questo momento anche a livello nazionale la destra sta valutando, aspettiamo quelle che saranno le scelte che questo partito andrà a fare, e se deciderà, come sembra, di aderire a Forza Italia, avremo la trasmigrazione a livello accaduto, a livello locale, di quelle che sono le scelte che si faranno a livello nazionale. Ma è un percorso ancora in itinere, quindi credo che oggettivamente bisogna aspettare. Le decisioni all'Aquila vengono prese dal PD locale e dal PD nazionale.
cioè non c'è una cosa dove la Pezzopane non ha l'ultima parola. Parlo di tutto, parlo di tutto. Non voglio stare a scendere nei particolari, ma se dovesse servire sarei anche in grado di scendere nei particolari. Ti posso dire, per esempio, che imprese che nel 2008 fatturavano 50.000 euro sono state assegnati puntellamenti per 27-50 milioni di euro. Questo, poi basta leggere il Sole 24 Ore di sabato, la pagina 13, mi pare che più chiaro di così rispondessero ai quesiti posti dal Sole 24 Ore. Chi è citato, perché c'è la foto della Pezzopane, c'è la foto di Cialente, si parla della Curia, tre vescovi, si parla di 10 famiglie aquilane, rispondessero agli aquilani dei quesiti posti dal Sole 24 Ore. Difficilmente il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, si sbilancia o prende una posizione così netta. Poi a seguire è uscita anche Repubblica e poi il Corriere della Sera. Questo non vuol dire, e lo ribadisco, che per il bene di questa nostra città, che io amo veramente, a livello parlamentare è giusto che si proceda insieme. Però poi bisogna anche seguire e controllare cosa succede qua.